Sì! La nobile Lady Albender combatterà al nostro fianco! Quando avremo massacrato Foam, Foam l'invincibile! Il nostro Drax sembra parecchio su di giri. Questa è la strada del destino, amici! Ancora non ci credo. Ce l'abbiamo fatta, giusto? Sì, ce l'abbiamo fatta e c'è anche Mantis con noi. Ma abbiamo perso Warlock. Ne abbiamo bisogno per esorcizzare il Magus alla chiusura del rito. Lo faremo evadere dal carcere. Sono evasa altre volte, come tutti noi. Io sono Groot. Abbiamo ancora il segnale? Ah sì, quel coso non si stacca facilmente. Bene, ora dobbiamo solo arrivare in tempo e anche Lady Albender, ovviamente. Lo farà, ne sono sicuro. Va bene. Preparate l'attrezzatura. Chiudete le questioni in sospeso, fate pipì, perché non faremo altre soste. Ehi, Quill! Prestami le tue canzoni. Perché? Mi devo concentrare. Avanti. Non farlo cadere. Mantis, cos'è successo sulla Mantis quando siamo partiti? L'ultima volta la situazione sembrava grave. È una storia lunga. Ne parleremo quando farete ciò che ha detto Starcoso e andrete in bagno. Non ne ho bisogno. Va bene, ma non dite che non vi avevo avvertito quando il nonno della chiesa vi metterà sotto. Aspetta, cosa farà Raker? Dipende, ma a un certo punto qualcuno chiama il mio nome e lì ci scappa un po' di pipì. Fantastico, preferivo non saperlo. Io sono Groot. Oh sì, pelosetto, forse sarai tu a fartela sotto. No. No, vi ringrazio per esservi liberati di Aiden Warlord. A quanto pare preferisce me. Adam Warlock? Sì, lui. Quando pensa a Bella, la traduzione è strana. Mantis, ho un sacco di domande da farti. Lo so, e io ho un sacco di risposte, come procurati i mezzi di produzione, o non è solo uno sfogo, o sì, è senza glutine. Non sono le risposte che cercavo, ma ora vorrei conoscere le domande. Quali domande? Cos'è successo dopo sulla Mantis? Hai detto che qualcuno ce la farà, ma che invece ad altri non andrà troppo bene. Molti anziani sono morti. Non hanno resistito all'invasione, ma hanno rifiutato la promessa. Non era il cammino. Mi dispiace. Non devi. Il sacrificio ha permesso a me e ai Cotati di nascondere molti altri. Torneranno quando la galassia sarà sicura. Sei riuscita a portarli nelle grotte. Gli hai detto di stare lontani dalla nebbia. Come hai convinto Lady Albender a incontrarci su Maklu 4? Quando abbiamo deciso di andare, tu non c'eri. In realtà, convincerla a darti la caccia è stato facile. Ma spingerla ad ascoltarti... Uff, è stata dura! Ho fatto la mistica inquietante spaventandola con ciò che accadrebbe in caso contrario. Le hai parlato della fine dell'universo. E lei ti ha creduto? Oh no, non subito. Ma descrivendole la morte di tutti i suoi preziosi mostri, ha cambiato idea. Non poteva mettere in pericolo i suoi bambini. Sono felice che tu sia dei nostri. Oh, bene, perché non sempre lo sei. E perché no? A volte sono la tua ex moglie. Cosa? Ti sta prendendo in giro, Quill. Succede soltanto in un'occasione, ma è così divertente! Non so cosa sia, ma a questo te piace molto chiudere il frigo. Continua ad aprirsi e io lo chiudo. Ma è rotto. Cioè, è sempre rotto. È una costante universale. Ah, buono a sapersi. Bella pensata! Prepara l'irrigazione prima di andare. Io sono Groot. Io sono Groot. Sarebbe davvero triste in giro in accappatoio. Cosa? Chi ha detto? Groot vuole annaffiare il grande unificatore. Oh, giusto! L'unificatore zuppo! Il grande umidificatore! Io sono Groot! Ehi,
Rocket, lavori a qualcosa? Lavoro sempre a qualcosa. Non ascolti la mia musica? Sì, la ascolto. No, non è vero. Non hai nemmeno le cuffie. Ho il cervello pieno di chip, Quill. Non mi servono le cuffie. Wow! La musica dritta nel cervello! Che ficata! Perché hai bisogno di tanta concentrazione? Per studiare un modo per superare l'armata attorno alla Sacrosanct, nel caso Lady Squilibrata non arrivasse in tempo. Bello, cos'è? Lo vedrai. Signor Groot, ascolta. Non so cosa hai detto ai guardiani cotati all'ingresso della grotta, ma quando sono tornata con gli abitanti sono stati molto gentili. Io sono Groot. Wow! Ok. Oh, parole dure! Ora capisco la paura che scuoteva i loro rami, li hai terrorizzati. Dio, questa roba è orribile! Perché hai portato quella roba sulla nave? Pensavo che potremmo usarla per nascondere la nostra identità o qualcosa del genere. Punto primo. Questa maschera non rende anonimi. I Glarnut sono la banda di quel pianeta dove piovono smeraldi? Oh, mi sto confondendo? Sono diamanti. Oh, sì! Punto secondo. Soltanto due volte mi è servita una maschera. Quando io e Groot abbiamo rapinato un laboratorio segreto. Davvero? Oh, sì. E poi quando ho preso in prestito una maschera Glarnut, strappando Groot al collezionista. Come hai fatto a rapire accidentalmente Groot? Tu devi capire, Quill. Io ero un ricercato. La guerra stava imperversando. E agli scienziati Kree non piaceva che fossi fuggito. Non dovevo dare nell'occhio. Rapinando il collezionista? Ero al verde. E poi la maniera in cui ha tappezzato Nowhere con la sua faccia, come se gli appartenesse. È ovvio che non gli appartiene. Lo si doveva far scendere da quel razzo di piedistallo. Ero sbronzo, il che ha reso tutto più divertente. C'è una taglia su di te di cui dovrei essere informato? Tranquillo. Comunque, ho preso una di quelle stupide maschere Glarnut da un idiota svenuto da Mantlo. Sono andato fino all'emporio del collezionista, l'ho indossata, ho mostrato delle pietre luccicanti e mentre il suo assistente era di spalle, l'ho colpito alla testa. Sei incredibile. Lo so, sono stati soldi facili. Ho controllato che fosse svenuto e ho ripulito il posto. Mi sono risvegliato su un veicolo rubato con un bel bottino e Groot. All'epoca era ancora un bambino, poco più alto di un cespuglio. Oh, baby Groot. Ho capito subito che mi sarei dovuto prendere cura di lui. Le gabbie non sono fatte per gente come noi due. Allora siamo diventati soci. Sì, lo credo bene. Come ti pare, Quill? La verità è questa. Quando è che avete rapinato un laboratorio segreto? È stato prima di darti la caccia. Un Signog di nome Wheeler ci ha contattati. Voleva che rubassimo un'arma biologica in un laboratorio su Arago 7. Una passeggiata per me, Groot. Aspetta, e lui indossava una maschera? Ehi, avresti dovuto vederlo, Quill. Tutto nudo fino alla corteccia con la maschera di Thanos. Un vero spasso. Ci scommetto. Finché non ci siamo accorti che gli scienziati di Arago avevano assunto Wheeler per attirarci lì. Ah, 6 volte su 10 è una trappola. Già. Pare che volessero studiarci. I miei impianti, la rigenerazione di Groot. Roba inestimabile per alcuni. Quando sono riuscito a realizzare, lo avevano preso. Per poi rinchiuderlo in una dannata gabbia. Come un animale. Ah, è terribile. Sì, beh, peggio per loro. Non avevamo certo intenzione di diventare delle cavie da laboratorio. Così ho messo in atto il piano B. Una carica esplosiva e poi boom! Di nuovo liberi. È l'arma biologica. Rivenduta a Wheeler al triplo del suo valore.
grandi. Già. Quella sì che era vita. La rimetto al suo posto. Peter Quill, allenati con me. Passo, Drax. Non voglio stancarmi prima del vero scontro. Stancarti? È un riscaldamento. Buona idea. Non sappiamo cosa succederà una volta usciti dall'iperspazio. E se ci attaccassero? Servono a questo le pistole. Pistole. Preferivo quando voi due non andavate d'accordo. Quelle mosse faranno di certo colpo su Lady Hellbender. Non la devo impressionare. La sconfitta di Fin Fang Foom prova ampiamente la mia abilità in battaglia. Sì, dovrebbe bastare. Non credo che Lady Hellbender sia rimasta soddisfatta dalla nostra gestione del combattimento. Sai, per aver ucciso il drago prima che Groot lo rianimasse. Dunque l'uccisione di un drago ti lascerebbe insoddisfatta? Forse, se fatta senza il mio aiuto. Allora, com'è stato cavalcare con Lady Hellbender? Ti ha fatto indossare l'armatura? Oh no, è molto rispettosa dell'autonomia fisica delle altre donne. Abbiamo solo parlato. Mi ha chiesto di te. Sul serio? Ha chiesto se le puoi dare i progetti della tua bomba. Il signor Groot ha lodato a lungo le tue capacità. Io sono Groot. Non devi scusarti, bello. Le darò il progetto. Se lo pagherà profumatamente. Stavolta sconfiggeremo Raker, Gamora. Te lo prometto. E io prometto che porteremo via Nikki. A qualunque costo. La salveremo da lì. Insieme. Insieme. Oh, carina. È di Maklu, vero? Spero che non emetta spore tossiche come le sorelle più grandi. Chissà che sarebbe successo se non avessimo nascosto qui Cammy. Non saremmo scappati quando Drax ci ha chiusi dentro. Signor Groot. Io sono Groot. Sì, lascialo stare. Quando siamo stressati io smanetto, Groot annaffia, Gamora medita, eccetera. Quando sono stressata mi concentro tantissimo e a volte vedo la nascita dell'universo. Prima c'era una sola realtà e poi, bam, tutte le altre. Niente male. Ok, non faremo altre fermate. Dimentico qualcosa? In quasi tutte le realtà. Chi non risica? No, no, aspetta. Arrivano i Guardiani della Galassia. Woohoo! Adesso vomito. Siamo tornati! Déjà vu. È una mia impressione o la flotta è grande il doppio? Errato, sarà tre volte tanto. È la più grande che abbia mai visto. E adesso? Niente luci, motori spenti e aspettiamo che Lady Hellbender si faccia viva. Siamo sicuri che verrà? È una donna d'onore, una regina. Ha promesso di radunare le forze. E quanto tempo ci metterà? Fin troppo. No. Non possiamo tardare. Dobbiamo salvare la galassia e Nikki. In un modo o nell'altro arriveremo laggiù e fermeremo il rito. Non possiamo affrontare quella flotta. Pinosetta! Rocket, che stai facendo, amico? Dobbiamo accedere alla Sacrosanct e fermare il rito, giusto? Ma sappiamo che sarebbe un suicidio. Così... ho deciso di creare un diversivo da sballo. Le canzoni! Già, l'ho ritoccato per sparare la tua schifosa musica su tutti i canali. Mentre la chiesa starà cercando la fonte... noi a motori spenti superiamo in silenzio la flotta e raggiungiamo la Sacrosanct. Precisi? Sul serio?
Va bene. Ma lo riprenderemo non appena vinto. E adesso torna qui! Va bene, troviamo un parcheggio. Guardate quelli idioti. Il diversivo funziona. Perché sei così sorpreso? Torneremo a prendere la mia musica alla fine di tutto. Scusa, Quill, è possibile che lo facciano a pezzi quando lo scopriranno? Assicuriamoci che il sacrificio non sia vano. Evitiamo di chiamarlo così! Comunque, perché bisbigliamo? Io sono Groot. So che sono là fuori, ma non possono sentirci nello scafo della nave. Sì, ma stai bisbigliando anche tu. Perché non voglio essere io il responsabile nel caso riuscissero a sentirci. Ma non possono. Ma se potessero sentirci... Cosa? Per l'alito di Morgoth. Wow! Sì! Lady Hellbender è finalmente qui! Guardiani della galassia, ora basta nascondersi. I signori dei mostri di Seknar panelano impazienti lo scontro. Non ci nascondiamo. Siamo solo furtivi. Per poter approdare vivi sulla Sacrosanct laggiù. Allora... Estermineremo il maggior numero possibile mentre voi vi infiltrate. Mangiate, figli miei. È il momento di rompere quei gusci e di banchettare con le loro dolci carni. Sono veri metallari. Va bene, gente, non sprechiamo la carneficina della gentile signora. Schiantiamoci sulla Sacrosanct! Possiamo entrare da quel ponte di atterraggio, ma la strada è ancora lunga. Se le aggiriamo? Rischioso! Boom! Andiamo sotto tiro! Ne ho beccato uno! Becca! Non farti beccare, quel! Ci provo, è un casino! Questa è una vera battaglia aerea! Quello è andato! Colpo a segno! Situazione danni? Farti colpire non ci saranno danni! Peso! Ah, che colpo basso! Attenzione! Un regalino! Colpiti! Merda, sono parecchie torrette! Questo l'ha sentito! Siamo sotto tiro! Farti beccare, quel! Ci provo, è un casino! Ah! Siamo entrati! Sicura di saperla controllare? Sì! A volte sì! Aspetta, forse dovresti... Alle armi, nemici in avvicinamento! Rocket, c'è traccia di Warlock! Sì! Il tracciante segnala chiappe d'oro nella struttura rocciosa centrale! Dobbiamo uscire dall'hangar! Dillo a loro! L'hangar è spalancato! Possono attaccare da ogni parte! Finché quella nave non ci rileva, dovremmo essere al sicuro!
Non hanno un altro piano di riserva! Le casse di Credo sono instabili! Scommetto che fanno un bel po'! Sì, Groot, credo proprio che sappiano perché siamo qui! Dai, sentivo! Volviamoli finché non crollano! Qualche imbecille potrebbe indicarci la stanza del rito! Sì, abbiamo portato i fuochi d'artificio! Certo che penso che vinceremo! Siamo i guardanieri o no? Vai, ragazzone! Tutti i tuoi! Ospitalità lascia desiderare da queste parti! Digliela dopo, quando sono morti! Farà il nostro ultimo epico assalto alla chiesa! Lancia, Drax! Un altro piano serve di serva! Serve un po' di tregua, Groot! Bombarda sulla chiesa! A che distanza siamo? Non è vicino, ecco perché non possiamo fermarci! Cavolo! Hanno chiamato l'elite inquietante! Se non altro ci hanno chiamato l'ascensore! Ok! Cacellati! Le casse di Credo sono instabili! Potremmo usarle a nostro vantaggio! Tritali! La chiesa ha tipo 8 eserciti solo di carne da macello! Scommetto che ne ammazzo più di te! Io sono Groot! Quella testa di legno pompa i compagni! La tua magia non li salverà, stregone! Qual è il contrario di guarire? Ecco, facciamolo a lui! Abbattete quello volante! Sta curando gli altri! Beh, non è giusto! Pensaci tu, Cavana! Giusto! Il bastardo volante aiuta gli altri! Ehi! Ok, falli saltare! Sai quanto vorrei avere la mia musica, Rocket? Onoreremo il tuo sacrificio, Peter Quill! Le casse di Credo sono instabili! Scommetto che fanno un bel po'! Senti che... Il prossimo giro... Cavana! Va alla carica! Faccio pazzi! Non è giusto! Potenzia tutti, tranne noi! Ok, diamo un taglio ai suoi legami! Quello in tunica cura gli amici! Beh, non è giusto! Attenzione, sta curando i compagni! Che stai aspettando? Spara di dritto in faccia! Io sono Groot! Fagli a pezzi, Drax! Preparati al dolore! Il pattugliere rende più arduo il combattimento! Occhio, sta potenziando gli alleati! Il potere del nemico aumenta! È l'occasione perfetta per me! Giù! La bestiaccia si pappa tutti i miei colpi! Avanti, Rocket! L'ospitalità lascia desiderare da queste parti! Ti hanno accolti così bene l'altra volta! Le conviene non ammaccare la nostra nave! Strega insetto sembrava proprio agio con i comandi! Quel tipo rende gli altri più difficili da uccidere! L'hangar è spalancato! Possono attaccare da ogni parte! Ricordami di ripassare le esercitazioni tattiche! Gamora, aspettami! Non sai quanto vorrei avere la mia musica, Rocket! Ti serve una spada, Peter! Impara ad usarla e potrai muoverti al tuo ritmo! Io sono Groot! Sì, restando qui faremo una brutta fine! È l'ascensore!